io cercherò di essere breve, soprattutto di far parlare prima delle immagini, poi lascio quasi subito la parola al discorso conclusivo di Paolo, perché è stato importante confrontarsi con tantissime realtà da cui però mi pare di poter nucleare un principio, cioè da Jacopo Fo anche a Giorgio con Eucrazia, poi il discorso di Bruno sulla democrazia diretta, quello di Alessandra Rico sulla pirateria. In realtà quello che è venuto fuori un po' rispetto a quanto si poneva anche come domanda Jacopo Fo, no, ma come, la parola d'ordine è fuori. Cioè, nel senso che non si può più continuare a perpetrare l'illusione di cambiare le cose dall'interno di quell'interno, forse questa è la cosa fondamentale, cioè costituire nuovi nuclei. In questo senso internet è sicuramente il terreno, la TAZ, la zona temporaneamente autonoma da sfruttare in continuazione. In questo senso continuare a non sedimentarsi in... per questo i pirati, io l'ho sempre guardato con enorme amore, però... dico, fanno parte di una galassia, proprio quella delle zone temporaneamente autonome, della non classificabilità, dello sfuggire in continuazione, del cambiare volto, del continuare a essere se stessi, quindi eternamente mutanti in tutte le forme inafferrabili. Questa è una delle cose che era il punto di partenza anche della popolo della schiavitù, submutata specie. Io da ministro del dispensiero devo riportare, diciamo, a questa ambiguità fondamentale, no? Il massimo della schiavitù significava il massimo della possibilità di criticare se stessi e anche la propria autocensura, in cui si vive calati come un brodo primordiale ormai da un tempo immemorabile, facendolo con una sorta di psicodramma collettivo. Io credo che quello che ha fatto Paolo Mammacci, anche quindi in dire questo processo destituente, è fondamentale. Destituire perché? Dopo aver fatto tutta questa fatica, perché sui tempi lunghi anche la controinformazione, la controcultura, se vengono poi assorbite all'interno dell'etichettamento, diciamo, della cultura cosiddetta ufficiale, diventano una parte integrata e integrante, non ambiscono ad altro che alla replicazione del meccanismo sotto una specie. Quindi i rivoluzionari di professione li conosciamo da tempo, insomma abbiamo letto tante cose che ci ammonivano. La piaga è la frammentazione, questo è vero. Partiamo da una realtà estremamente frammentata, però il placebo rischia di essere, su questo sono d'accordo con Alessandra sulla critica a Facebook, che pure uso tantissimo, la serena scarica a terra dello stesso web 2.0, perché crea l'illusione di poter, no, in qualche modo dire la propria, cioè dire la propria non serve, non basta, o comunque non in queste forme. Le forme sono proprio quelle drammatiche che abbiamo visto oggi, le forme sono il video che abbiamo appena visto, le forme sono eucrazia, sono creare altri luoghi. Questi altri luoghi sì, dovrebbero essere messi in comunicazione, ma non con il modello di una grande confederazione, cioè continuando a rispettare la propria autonomia. Io credo che poi il motore fondamentale, diciamo, di questa specie di potlatch di metafore o surplus immaginario che è stato il popolo della schiavitù, per chi l'ha vissuto, per chi ci ha partecipato, era proprio nella consapevolezza di non voler andare avanti all'infinito e diventare qualcosa di catalogabile. E poi del resto quello che ci premeva di più, perlomeno nella mia partecipazione, poi lo dirà Paolo, era proprio tirare fuori dal buonismo e dall'autocensura, che sono i virus endemici ormai di qualunque, anche persona che in buona fede agisce all'interno di partiti che si propongono il cambiamento, ma di fatto siamo all'angelo sterminatore, nessuno esce poi dalla stanza, non si sa per quale tipo di incantamento, tirarli fuori da quello che poi non è una malattia della democrazia presente, in realtà, lo diceva già Enrico Malatesta, ma al sorgere delle democrazie moderne, cioè quelle che noi consideriamo oggi, no? Se un uomo con le gambe legate, non so se ricordate il vecchio discorso di Enrico Malatesta, la spiegazione dell'anarchia, se un uomo con le gambe legate arrivasse qualcuno a dirgli guarda che le gambe legate, e addirittura un dottore a dirgli guarda che senza il legaccio tu vai più veloce, lui troverebbe tutta una serie di giustificazioni per dire non è vero che ho le gambe legate, cioè in quell'altro modo io mi ammazzerei, correrei troppo forte. Quindi, cioè, è come dire a un pazzo, la smetti di fare il pazzo per favore, oppure a uno che è incazzato, no, non ti arrabbiare, cioè sono delle cose completamente inutili. Quindi l'evangelizzazione, che è il rischio di ogni forma di questo tipo, deve essere completamente distrutta. Il potlatch, la TAZ, il continuare a rinascere sotto mutate spoglie, sono e devono essere l'obiettivo fondamentale di una controcultura, che non sia controcultura con il trattino in mezzo, cioè una negazione che afferma quella cultura, ma di un modo diverso di pensare ed agire. Se non riusciamo a fare questo, ognuno nei suoi modi, ma poi nella persistenza, perché poi per l'effimero, no? La cosa
che all'inizio odiavo, mi faceva proprio venire i nervi, di Facebook, e che comunque la pagina cambia in continuazione, quindi è effimero, no? Il giorno dopo non si può più avere la cosa magari meravigliosa che uno ha scritto perché ce l'aveva nel cuore, e deve scrivere la cazzata sull'ultima scorreggia mentale di Berlusconi, perché comunque sennò non è al passo con le cose. Anche questo è il segno, infatti, di come è fatto Facebook, di come è pensato, no? La consumazione, ma non quella del pot, la ci brucio tutto quello che ho. La consumazione nel senso, quanto cosa, il caffè 70, perfetto, grazie, arrivederci. Sempre ricreativa, ecco, per cercare di liberare queste energie senza gestirle bisogna pensare tantissimi altri luoghi. Per strapparci a, per dire alla Van Eyden, a chi organizza il mondo, che quindi organizza sia la sofferenza che la sua anestesia. Bisogna stare attenti a non cadere nelle forme di anestesia come forme di droga, diciamo, più o meno pesante, che però ci liberano, diciamo, nella superficie, ma ci lasciano sempre più schiavi. Ecco il messaggio di Palmacci, che non finirò mai di ringraziare per questa metafora che sembrava la prima volta che l'ho letta, pensavo fosse veramente pecoreccia, poi invece dopo ho capito che lo psicodramma poteva veramente aiutare. E tutto questo lo dico anche con un pochino, ecco, chiaro che non ci possiamo ancora liberare dai fornitori di elettricità, perché i pannelli di Jacopo Ford non ci riusciamo a far marciare i server con cui possiamo far meno di TLC e di telecompanies. Però, insomma, bisognerà arrivare a costituire nuovi nuclei, perché il potere si insedia come Palmacci. Arriva e dice: io sono il potere. E la delega ormai è chiaro che non serve più a nulla. Diceva Alessandro, arrabbiandosi, no, che siamo in nuovo fascismo, ma il fascismo però sa di olio di ricino, di manganello. Dico, non c'è bisogno, una dittatura che non ha bisogno di repressione, perché l'autocensura è molto più forte di qualunque altro stimolo. Per lavorare, perché teniamo famiglia, nessuno si presenta, io sono nell'ambiente del cinema, nessuno presenta delle sceneggiature scomode, perché la televisione è chi finanzia i film, e quindi un solo soggetto, prima erano due, adesso la Rai. Ma anche se Boris capisce un po' tutto anche del mondo. Sì, ma sì, però sì, anche lì, insomma. Vabbè, però fondamentalmente è così. Però allora, concludendo semplicemente. La schiavitù è anche la fede cieca nel giusto, non sapersi rimettere in discussione l'assolutismo e l'autismo concettuale. Io dico che l'unica cosa che in qualche modo mi continua a irritare, però, che non si considera, su questo sono d'accordo con Alessandro che se la sfumacchia e sta lì, insomma, a fare il ludico, sono d'accordo con il fatto che qui siamo di fronte a una violenza che annulla. Cioè, le nostre vite e i loro profitti è una frase da recitare come una specie di mantra, perché riguarda tutti, non è che in altri ambienti non sia così, in modi anche diversi, ma ormai il mobbing è all'ordine del giorno, cioè il fatto lo fai a questa cifra, il ribasso, no? Se no c'è il pischello di 15 anni che è tanto bravo, smanetta bene, lo fa lui. Cioè, allora, di fronte a tutto questo, restare ancora nell'illusione di poter cambiare con una dialettica interna riformista che non escogi di altri luoghi, di aggregazione, di forme, di pensiero, mi sembra effettivamente la concretizzazione della schiavitù, quella vera, non quella di Palmacci. Detto questo, sono talmente comunque e sempre, e lo resterò, incazzato con le forme di potere e soprattutto con quel potere fintamente d'opposizione, diciamo, che però ha finito di dare un colpo di grazia alla democrazia, che vi saluto con un intervento che fece nel 2008, vi invitarono alle Belle Bandiere, che era il convegno di Vendola e dei suoi, insomma, a fare un intervento sul potere, non ci potevo andare, ho montato questa cosa che ritorna a Pasolini, siamo partiti da Pasolini, ritorniamo a Pasolini, ed è semplicemente un modo per dire che cosa penso, però diciamo era nel 2008, quindi era da poco tempo, ancora non c'erano state queste cose, ancora la censura non era sistematica. Quando vi ricordate, no, Gandini gli fu censurato il trailer di Videocracy, tutti gridarono allo scandalo, adesso nessuno pensa non solo che sia una cosa ingiusta, normale, dico, anormale, ma anche che sia ingiusta. A questo punto uno si chiede, sì, però allora, perché ormai passano queste cose, passano, filtrano, drenano. Quindi niente, dopo il messaggio di speranza del fuori, invece un po' di incazzatura, insomma, come saluto mi fa bene all'animo. Quindi vi ringrazio, vi faccio vedere questa cosa, possiamo spegnere le luci, qualcuno per cortesia.